a tutti e benvenuti sulle Gioie di Bea. Io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale, ma anche i vecchi iscritti ringrazio tutti quanti per il supporto che mi date ogni giorno. Prima di cominciare con il video di oggi vi dico che cosa ho utilizzato per realizzare questo make up. Per il trucco occhi ho utilizzato la palette di Morphe Jacqueline Divine Neutrals, ovvero questa. Ho anche fatto un video makeup veramente carinissimo, se ve lo siete perso andatelo a recuperare, dove appunto ho provato alcuni colori di questa palette. E poi invece come tinta labbra ho utilizzato questo rossettino di NYX che ho trovato nel calendario dell'avvento, in particolare nella casellina 11. Ve lo faccio vedere, anche a questo calendario ho dedicato un video dove l'ho spacchettato insieme a voi e vi lascio comunque sempre nelle schede il link del video così potete andarlo a recuperare. Si tratta della colorazione Abu Dhabi e si tratta di una tinta labbra matte. Sinceramente come colore non mi dispiace, è un nude. Pensavo che mi smorzasse di più, l'unica cosa che mi ha seccato un po' le labbra. Forse questa è la nota negativa per quanto riguarda la durata, non so, diciamo, testarlo perché è la prima volta che lo provo. E le altre tinte labbra non le ho ancora provate, comunque con i trucchi che trovo in questo calendario pensavo di farci un altro video makeup dove li provo insieme a voi. Chiusa questa parentesi make-uposa, comincerei quindi con il video di oggi. Come avete visto è un video ancora una volta dedicato a Yves Rocher, infatti sono ritornata in negozio perché volevo utilizzare il buono che mi avevano rilasciato l'ultima volta che c'ero andata, ovvero un buono di 15 euro da spendere con una spesa minima di 59 euro. Vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Questa è la mega sportina. E spero che in questo video ci sia qualche spunto magari per un ultimo regalo di Natale che ancora vi manca da fare, perché ci sono delle confezioni regalo che secondo me sono carinissime. Quindi comincerei subito a farvi vedere che cosa ho preso. Comincerei però non dalle confezioni regalo ma dagli acquisti singoli, diciamo, che ho fatto. Partirei con questo struccante occhi per il trucco waterproof. Io sinceramente l'ho preso anche come struccante labbra, in particolare per le tinte labbra di Maybelline che sono veramente difficili da rimuovere, ho voluto provare questo. Si tratta dello struccante Pure Bluette, appunto si tratta di uno struccante con acciano bio, rimuove il trucco waterproof, sarebbe infatti in teoria uno struccante rapido occhi, ma lo utilizzerò alla fine per tutta la faccia e contiene anche fiordaliso bio. Non contiene profumo e contiene il 97% di ingredienti di origine naturale. Vi dico anche il formato, è un 200 ml, c'era anche la confezione più piccola, però ho voluto prendere quella più grande. I prezzi, come sempre, li trovate, insomma, qua in basso, qua in alto, comunque da qualche parte nell'inquadratura e ve li aggiungerò quando edito il video. Passiamo all'altro pezzo singolo che ho acquistato, poi ci sono subito le confezioni regalo, se non sbaglio. Sì, esatto, ho voluto provare questa maschera per il viso. Si tratta di un balsamo per il viso che dovrebbe andare a idratare la pelle, da quello che ho capito, infatti contiene la calendula comunque ha delle proprietà lenitive e visto che siamo in una stagione dove il freddo tende molto a seccare la pelle e infatti mi faccio spessissimo delle maschere idratanti per il viso, ho voluto provare anche questa. È un formato piccolino, quindi anche nel caso non mi trovassi bene, si finisce abbastanza in fretta e insomma mi attirava il pack, ho voluto provarla. Vi dico infatti il formato è da 30 ml, sembra il classico formato e anche il pack delle creme per le mani che magari rilasciano come omaggino oppure che vendono proprio singolarmente. Ha anche un tempo di posa abbastanza ridotto, infatti ha un tempo di posa di 10 minuti e va utilizzato 2 volte a settimana. E dopo si elimina il prodotto in eccesso con un dischetto di cotone.
Questo era appunto l'ultimo acquisto singolo e adesso passiamo alle confezioni regalo. Vi faccio vedere prima fra tutte questa confezione e vi dico anche cosa contiene. A parte che il pack mi piace veramente un sacco. Comunque ci troviamo uno shampoo riparatore e in particolare comunque questa linea, intanto vi ho tirato fuori il primo prodottino. È una linea alla jojoba e infatti è una linea diciamo idratante nutriente. Il primo, quello che sto tenendo in mano, è uno shampoo appunto riparatore per capelli. È un formato da 150 ml, non vedo l'ora anche questo di provarlo. Non contiene solfati, contiene il 95% di ingredienti biodegradabili, appunto made in France come tutti i prodotti di Vrochet, e contiene l'82% di ingredienti di origine naturale. Come secondo prodottino vi faccio vedere il latte corpo e mi sono accorta anche di una cosa, la linea non è tutta alla jojoba, mi ero sbagliata, ma l'unico prodotto alla jojoba risulta lo shampoo per i capelli. Mentre invece sia questo prodotto che vi sto per far vedere, ovvero il latte corpo, che l'altro prodottino sono della linea al karité. Per fortuna me ne sono accorta, mi ha ingannata il pack che è uguale e insomma sono contenta di essermi corretta. Il latte corpo in questione è questo. Infatti c'è anche scritto che al karité contiene l'89% di ingredienti di origine naturale, infatti contiene karité bio certificato, è un formato da 200 ml, appunto made in France. Appunto anche in questo caso troviamo comunque una body lotion riparatrice, comunque è tutta una linea nutriente. L'ultimo prodottino che troviamo dentro questa confezione regalo è sempre un prodottino al karité e sarebbe un ricco shower gel. Penso che sia uno di quegli shower gel molto densi, per esempio come gli shower gel della Dove, che risultano essere molto densi perché sono anche idratanti. Penso che la texture sia quella. Comunque, quando lo proverò, sicuramente vi farò sapere come mi trovo. Di solito vi aggiorno sempre anche nelle mie stories di Instagram o comunque sicuramente nei prodotti finiti vi dirò che cosa ne penso. Si tratta appunto sempre di un prodotto al karité, contiene il 94% di ingredienti di origine naturale, contiene karité certificato bio, contiene il 99% di ingredienti biodegradabili ed è un formato da 200 ml. Questo era il contenuto della prima confezione, intanto metto via i vari prodottini e poi passiamo alla seconda confezione regalo. Tra l'altro aggiungo un'ultima cosa, la trovo super super adatta alla confezione che vi ho appena fatto vedere proprio per l'inverno, perché è una linea nutriente e quindi visto che fa un freddo cane, sembra proprio adattissima per questa stagione appunto. Passiamo alla seconda confezione e parliamo di una confezione regalo super profumosa, perché infatti c'è anche un profumo e sto parlando della nuova linea alla vaniglia. Il pack è veramente stupendo. Appena l'ho visto, ancora prima di vedere di che cosa si trattasse, ho detto devo assolutamente vedere che cos'è. In questo caso che cosa ci troviamo? Allora, innanzitutto la linea si chiama My Shiny Vanilla. E appunto ci troviamo uno de toilette che adesso andremo a spacchettare e poi troviamo un gommage corpo sempre alla vaniglia da abbinare appunto al profumo. Andiamo ad aprire quindi la confezione. Vi faccio prima vedere il gommage. Il gommage ha questo pack simile ai pack di Vrochet dei tonici, anche degli struccanti, mi verrebbe da dire. Infatti il boccettino è molto simile, secondo me, dove l'ho messo, al boccetto dello struccante. E appunto
appunto si tratta di un gommage scrub in olio. Io adoro gli scrub, i gommage e insomma adoro i prodotti per il corpo, non vedo l'ora di utilizzarlo. Tra l'altro appunto la confezione è super super carina. Contiene il 96% di ingredienti di origine naturale ed è un formato da 150 ml. Passiamo invece al profumo, ovviamente oggi vi faccio solo vedere profumo, però vi farò un video approfondito su questa fragranza. Tra l'altro appunto in questo periodo ho acquistato diversi profumi che vi ho solo fatto vedere magari di sfuggita in un video haul, o certi non ve li ho proprio fatti vedere, e ho deciso appunto di registrare a breve un video dove vi recensisco in modo molto più approfondito queste fragranze, tra cui appunto ci sarà questo. La confezione ovviamente riprende il pack esterno, mi piace veramente un sacco, con questi toni del viola, poi a questi dettagli sbrilluccicosi, molto molto carina. Appunto si tratta di un eau de toilette, è specificato che è una limited edition ed è un 100 ml. Avevo anche chiesto se li vendevano singolarmente in negozio, però l'unica confezione che avevano in negozio appunto comprendeva anche il gommage corpo. Poco male, perché alla fine sono cose che utilizzo comunque. Questo è il boccettino. Anche questo molto carino, vi faccio un po' lo spoiler della fragranza, ma proprio spoiler a grandi linee, perché prima ovviamente ho sentito il tester in negozio. Si tratta ovviamente di una fragranza alla vaniglia, l'unica cosa che ho constatato è che secondo me si tratta di una vaniglia non naturale, ma si sente che è artificiale, insomma sintetica. Però per quanto riguarda la persistenza e altre cose, ovviamente devo testarlo di più e ve ne parlerò appunto meglio in un video a parte. Anche questa confezione è super super approvata ovviamente. Passiamo all'ultima confezione di oggi, che è forse la mia preferita in assoluto e anche quella secondo me più completa, ed è questa, una confezione a forma di lanterna. Guardate com'è carina. Poi a me piace un sacco questa linea con le stelline, le lune, mi piace moltissimo, e appena ho visto questa lanterna ho detto no, devo prendere anche questa. Sì, diciamo che avrei voluto svaligiare il negozio, ovviamente non potevo farlo, e ho preso appunto queste cosine qua. La lanterna è molto carina, ovviamente solo una scatola a forma di lanterna, non ci si riesce a mettere una candela dentro, ma sicuramente ci metterò dentro tante altre cosine, perché le scatole non vanno mai da male. C'erano diverse lanterne con vari prodotti dentro, ovvero le lanterne, insomma il pack della lanterna era sempre questo, però c'erano varie profumazioni, c'era cocco, mi sembra all'argan anche, e ai fiori. E poi c'era alla vaniglia. Ho deciso, visto che siamo in inverno e secondo me la vaniglia insomma è una profumazione invernale adattissima, ho deciso appunto di acquistare la lanterna con i prodotti alla vaniglia. Adesso andrei ad aprire quindi la confezione, si apre in questo modo. E per chi ha visto il mio ultimo haul di Verochet si sarà sicuramente accorto che io un'altra confezione, non questa qua con la lanterna, però un'altra confezione con la profumazione alla vaniglia l'avevo già acquistata. Infatti in questo periodo ho già utilizzato, insomma sto già utilizzando il bagno doccia alla vanille Bourbon e anche la crema corpo abbinata. Mi piacciono talmente tanto e ho voluto quindi riacquistare altri prodotti di questa linea. Troviamo dentro la nostra lanterna ancora una volta il nostro bagno doccia alla vanille Bourbon. Lo sto veramente adorando, comunque la profumazione alla vaniglia di Verochet è una delle mie preferite di questo brand. Si tratta di un prodotto da 400 ml, contiene il 93% di ingredienti di origine naturale, non contiene solfati. Il flacone è fatto con il 100% di plastica riciclata, il 99% di ingredienti sono biodegradabili, e questo appunto è il pack del primo prodottino. Sicuramente insomma ora della fine dell'inverno lo utilizzerò, perché l'altro insomma l'ho già cominciato da una settimana circa, e questa profumazione qua appunto l'adoro.
Poi un altro prodotto che mi mancava di questa linea, ovvero della linea alla vaniglia, era l'acqua profumata. Infatti questa confezione contiene anche l'acqua profumata, che non vedo l'ora di utilizzare, sicuramente la utilizzerò insomma appena uscita dalla doccia dopo aver applicato anche la crema alla vaniglia. Si tratta appunto di un'acqua profumata per il corpo e per i capelli. Contiene il 96% di ingredienti di origine naturale ed è un formato da 100 ml. Questo era il secondo prodottino e poi come ultimo prodottino ci troviamo, come anche nell'altra confezione dedicata alla vaniglia, un tubetto di crema. Un tubetto di crema formato diciamo da borsetta, comunque formato da 30 ml. E anche questa comunque la utilizzerò molto molto volentieri. Si tratta appunto di un prodotto con 98% di ingredienti di origine naturale e appunto prima infatti per quello vi avevo fatto la reference della maschera per il viso che aveva lo stesso pack anche delle creme. Come vedete è identico e insomma, chiusa questa piccola parentesi che forse non c'entrava niente, però visto che ve l'avevo citata prima la crema mani, ho voluto farvi vedere che praticamente il pack è identico. E detto questo, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace. Fatemi sapere se vi sono piaciute queste confezioni regalo e se avete intenzione di magari acquistarne qualcuna o se avete acquistato altre confezioni regalo di brochet che io non vi ho mostrato né in questo video né in quello precedente. Come sempre, leggo tutti i vostri commenti e mi piace chiacchierare con voi. Vi ricordo inoltre che esce un nuovo video ogni mercoledì e ogni sabato alle 21 e noi ci vediamo alla prossima con un altro video super super profumoso. Ciao!